Iniziamo questa carrellata con gli oggetti acquistati direttamente dallo stand PlayStation. I possessori del PlayStation Plus durante la fiera avevano uno sconto del 15%, quindi noi ne abbiamo approfittato addirittura acquistando due oggetti. E certo, che adesso vi mostriamo. Partiamo da quello più piccolino. Eh sì, l'ho già aperto per comodità perché sennò finché lo tiravo fuori ce ne voleva. Che sono praticamente dei sottobicchieri con già. Il fondo in sughero, bellissimo, con il logo PlayStation. E la parte superiore è in metallo. E riprendono ovviamente i quattro tasti iconici della PlayStation. Del pad PlayStation. Eh beh sì. Triangolo, chiaro. Cerchio, croce e quadrato. Sì, o X se preferite. X per comodità o pallino. Quando devi dire a qualcuno salta o schiaccia X, non vai a dire schiaccia croce. Beh, poi questo qui, insomma, dovreste sapere bene o male tutti di cosa si tratta. Perché non sono chissà che pezzo raro, quindi sono abbastanza note. Però noi da buoni giocatori di PlayStation e da grandi appassionati non potevamo non comprarlo. Vabbè, io l'ho voluto perché a me piacciono proprio le lucette, mi piacciono assai le lucette. Mi piacciono tanto. Sono molto caratteristiche, devo dire, davvero carine. Belle da mostrare, da tenere anche magari durante le live. Sì, quando ne faremo. No, ma sono belle anche perché hanno sia una modalità di luce fissa, sia una modalità di luce a intermittenza, e poi c'è la possibilità di impostare la luce che va a, se c'è la musica, al ritmo di musica, sì. Bellissimo. O almeno così dice, non l'abbiamo ancora provato, però faremo una prova, sì, magari con metal estremo. Credo che molti appassionati come noi questo oggetto ce l'abbiano già in repertorio. Sì, ma sicuramente. È bellissimo comunque. Vabbè, comunque siamo partiti dagli oggetti di minor importanza. Che addirittura ci hanno dato anche in omaggio due spillette. Una di PlayStation sempre. Una spilletta l'abbiamo regalata al nostro accompagnatore della fiera, il nostro carissimo amico che salutiamo sempre. E una l'abbiamo tenuta noi, ovviamente. Adesso passiamo dallo store GameStop. Che di GameStop possiamo dire quello che vogliamo, però durante la fiera ha fatto certe belle offerte. Sì, sì, devo dire che sono. Ad esempio, abbiamo preso il Plus, che adesso abbiamo già riscattato e quindi non abbiamo qui da mostrarvi il Plus, di 12 mesi a 45 euro, a fronte di 60 euro. Che fai, non lo prendi? Sì. E For Honor. Eh sì, è un gioco online che ti hanno proprio buttato appresso a 5 euro. Anche se questa era standard edition, quindi credo che non contenga nulla di particolare. E il gioco è del 2017, quindi non è recentissimo, però ne hanno parlato bene. Io comunque sono interessato perché tutta la roba che riguarda cavalieri, samurai, vichinghi e battaglie medievali mi piace. Quindi sicuramente è un buon acquisto. Ovviamente fai attenzione un attimino perché c'erano dei codici, non voglio no, che... Non ah, a posto. Codice non c'è. Sai come ho paura di... Di mostrare i codici, ma, sì. Ma tanto anche se fosse li riscattiamo subito dopo la registrazione, quindi voi che li vedete i codici sono già scaduti. Eh sì, infatti. Comunque... Ma non ci sono codici, c'è la garanzia, ma niente codici. Che c'è un accenno di libretto, dai, guarda. Un accenno di libretto, piccolo piccolo c'è. Di una pagina, ma c'è. Ah, non c'è un caspio di niente, quindi. No, non pensavo c'è ci fossero dei codici. No. Però è bellino, dai. Sì, finalmente sì. Tra l'altro. Per 5 euro un gioco PS4. A parte per 5 euro, ma soprattutto, signori, il GameStop ha venduto un gioco nuovo in celofanato. Oh, finalmente. No, come senza etichette. Senza etichette sul disco di gioco. A me due giochi che ho acquistato usati dal GameStop. Due giochi con l'etichetta sul disco di gioco. Ma non lo sanno che rischiano di rovinare i dischi? Ma no. Veramente. So solo io cosa ho passato con tutti quegli Assassin's Creed comprati usati. Avevano 25 etichette una sull'altra. Vabbè. E the last but not least, come sempre diciamo noi, abbiamo fatto un upgrade. Ci voleva. Bellissime. Le cuffie Gold Wireless Headset. Queste sono veramente un acquisto di cui vado e andrò fiero. Perché effettivamente c'erano soltanto o queste oppure altre cuffie a 20 euro però di scarsa qualità. E giustamente il venditore ha consigliato di comprare queste perché sono di ottima qualità. Vabbè, il venditore non ti poteva consigliare, prendi quella a minor prezzo. Ma in effetti ha detto una cosa giusta, perché queste qui comunque non in largo sconto.
E il prezzo è stato veramente ottimo rispetto a quello base, che di base viene 100 euro, vengono 100 euro, quindi insomma non pochissimo. E noi abbiamo pagato 60. Mm-mm. Ok. E adesso giustamente c'erano stand riguardanti anime e manga, non potevamo non prendere qualcosa a tema anime e manga. Soprattutto, questo piace molto a Ryuji, lo usa molto Ryuji. Sì, infatti l'ho sfoggiato nella fiera stessa. Alchimista di Stato. Sì. Beh, magari molti degli appassionati di videogiochi non lo riconoscono, però di sicuro altri otaku come noi sapranno immediatamente di cosa si tratta. È l'orologio da alchimista di Edward Elric di Fullmetal Alchemist. Con l'orologio funzionante. Il simbolino di Fullmetal Alchemist dentro. Anche se credo che... E la scritta, don't forget, 3 ottobre, 11 secondi. Sì, la scritta abbiamo constatato anche con il nostro amico che è errata. Dice don't forget 3 ottobre 11 poi 11, quindi 11 secondi. Sì, perché i secondi come vedete qua sono molto piccolini. In realtà doveva stare scritto don't forget 3 ottobre 11. Oppure basta. L'altra serie che è del 10. C'è l'altra serie che c'è su 10. Vabbè, diamogliela per buona. L'11 è giusto. Vabbè, è così. Vabbè, comunque. Poi il pezzo più raro e più bello della fiera che abbiamo, cioè, che abbiamo trovato. Però non riguarda i videogiochi. Sempre anime, l'ho detto che siamo nell'ambito anime. Ta-da-da! Bellissimo. Luce di Magic Knight Rayard. Oh, Hikaru per... Hikaru Shido. Per chi conosce i nomi originali. Bellissima. Ed è un pezzo raro, era anche l'ultimo pezzo, a un prezzo anche abbastanza accessibile. Questo è venuto solo 45 euro. C'erano anche le sue due amiche, Marina e Anemone, o... come si chiamano? Oji e Umi Ryuzaki. Però 99 euro l'una, insomma, un po' troppo eccessivo. Sì. Ma forse questa luce è costata un po' meno perché non era boxata. Era priva della scatola. Però sinceramente è un pezzo veramente rarissimo e oramai fuori gioco da anni. Il manga è di parecchi anni fa. L'anime anche non viene più dato in TV. Quindi per noi è stato veramente un grande onore poterla vedere e acquistare, e sarà un onore poterla mostrare anche in bacheca.